A giocare, la mamma da fare adesso. Grazie. Vai. È arrivato. Oh, sia lodato il cielo. Permetti. Chiedo scusa, signor Marchese, devo avvertirvi. Oh, signora Marchese, i miei rispetti. Con permesso. Ecco, signor Marchese, ecco qua. Questa è la distinta e questo è il denaro. Se volete controllarlo. Oh, vendita del fondo San Pietro a Crapolla, 10.000 ducati. E del fondo in località Massolobrense, 16.000. Del fondo di Vicoequense, 30.000. Delle vigne, case e terreni site in località Sant'Agata, 280.000 ducati. Della proprietà di Baia, 96.000. Totale, 432.000 ducati. Estinzione delle ipoteche, 120.000 ducati. Rimangono ducati, 312.000, che sono questi. Mi pareva che le ipoteche fossero già estinte parecchio tempo fa. Oh, no, signor Marchese. Ecco, vedete, guardate, queste sono le copie delle avvenute cancellazioni ipotecarie. Guardate, vi prego, confrontate bene le date, guardate. Non può esserci alcun dubbio, signor Marchese. Le ho portate adesso mio nipote. Avete ragione voi, mi sono sbagliato. Noi poveri notai non possiamo permetterci il lusso di sbagliare, signor Marchese. Hai finito, Demetrio? Sì, signor notaio, ho finito. Ecco qui, signor Marchese, non avete che da firmare. La Marchesa di Rionero? Sono il dottor Pisani. Entrate, vi prego. Grazie.
Se permettete, vi do una mano. No, no, lasciate. Non vi disturbate. Grazie. Giuliano. Per le altre operazioni mi informerete al più presto. Serva vostro, signor Marchese, senz'altro. Andiamo. Capisco la vostra sorpresa. Ecco la lettera credenziale. Motivi gravi hanno trattenuto a Napoli il conte Caffiero. Sono venuto io in sua vece. Dottor Pisani, sono onorato di ricevere nella mia casa un rappresentante dei rivoluzionari di Napoli. Il grande momento è arrivato. I sforzi comuni non sono stati vani. È vero che a Napoli si combatte per le strade? E prego. Ah sì, ci sono barricate dappertutto. E le truppe? Hanno mandato rinforzi da ogni parte. Ci hanno lanciato addosso lazzaroni e soldati, tutti contro di noi. Allora, mio fratello è impegnato in questa odiosa repressione. Combatte nelle file del nemico, contro i patriotti. È orribile. Purtroppo non è il solo. Una buona parte dell'aristocrazia napoletana non ha ancora capito che la causa giusta è la nostra. Ecco il denaro che voi dovrete portare a Napoli per il nostro comitato rivoluzionario. Oltre il mio, ci sono altre somme che ho potuto raccogliere fra alcuni amici liberali. Tenete, sono altri 84.000 ducati. Le armi costano, purtroppo. I soldi non bastano mai. I nostri si fanno ammazzare sulle barricate, difendendosi persino con i sassi. Ecco fatto. Dottore, siete in viaggio per un'operazione finanziaria invece che chirurgica? Già, ma mi dà molto più pensiero. Questa sera vedrò i sei che devono prendere gli accordi per gli imbarchi. Voi rimarrete al sicuro nella mia villa. Antonio, Antonio, presto, entrate. Abbiamo sette barche. Ci divideremo in piccoli gruppi e prenderemo il largo da vari punti della costa. Silenzio. Ah, finalmente non ci mancavi che tu. Ho evitato la ronda, per miracolo. Attenzione, Antonio, mi raccomando, tieni gli occhi bene aperti. Ho preso tutti gli accordi. Un legna a vapore siciliano, il Palermo, ci raccoglierà e ci porterà tutti a destinazione. Culmineamente caricato il fucile, prese la mira e sparò. E poi? Con una sola pallottola infilò le 12 anitre che volavano altissime, una dietro l'altra. E poi? Le anitre precipitarono giù come sassi, mentre il cane del barone, come impazzito, thank you.
con me i due al cancello grande. Non muovetevi. Aprite, polizia! Aprite, polizia! Che succede? Perché è stato? È orribile. Hanno assassinato la signora Marchesa. No. Sì, sì. Siamo scoperti. Dio mio, è la forca. Mettiamoci in salvo. Evviva, la bambina è viva. Datela a me, la porto io. Signor tenente, abbiamo preso l'assassino. L'abbiamo fermato nel parco mentre tentava di fuggire. Non capisco, non è lui. Non può essere lui. Lo conoscete? No, non mi conosce. Chi siete? Mi chiamo Andrea Pisani, dottor Pisani. Cosa facevate nel giardino della villa? Perché tentavate di fuggire? Non posso dirlo. Signor tenente, quando l'abbiamo preso cercava di nascondere questa borsa nei cespugli. È vostra? Sì. Bel colpo. E tutto questo denaro è vostro, signor Marchese? Sì, ma non è lui il colpevole. È una persona per bene, è un noto professionista. Allora lo conoscete? No, ho già detto di no. Ve lo dico io quello che avete fatto. Vi siete introdotto nella villa per rubare. Siete stato sorpreso dalla Marchesa e l'avete uccisa. È orribile. Io non l'ho uccisa, non l'ho uccisa, non sono un assassino. Il furto è stato commesso nello studio. Abbiamo trovato in terra questa collana e un bracciale. Dove sono gli altri gioielli? Non li ho rubati e non ho ucciso. Li avete nascosti nel parco o avete un complice? Ero solo, non ho nessun complice. Volete pagare anche per lui? Sarete processato per furto e assassinio. Portatelo via. Bisogna che te ne vada. Io non voglio finire in galera, hai capito? E nemmeno io, per questo rimango. Boff! La mia partenza potrebbe destare dei sospetti ora. Io sapevo che eri un mascalzone, una canaglia, ma non pensavo mai che tu fossi un assassino. Non ti conviene che la giustizia si occupi di noi. Di noi? Ma io ho le mani pulite, hai capito? Caro zio, non ti far prendere dal panico, tanto noi siamo complici. Ti sei servito di me quando ti faceva comodo per i tuoi imbrogli. Questi gioielli non valgono la decima parte di quanto hai rubato legalmente al marchese. Portali via, non voglio più vedere, non... Chi è? Sono Demetrio. Hanno portato questa lettera dall'ufficio di polizia. La polizia? Ma che cosa vogliono da me? Devi deporre come teste contro l'assassino della Marchesa Rionero. Ma io non so niente. Io non so niente. Ma sì, zio, sei stato tu a portare il denaro che il dottor Pisani ha confessato di aver rubato. Ed è chiaro che l'assassino non può essere che lui. La febbre è quasi scomparsa. Il pericolo di una commozione cerebrale è scongiurato. Vi prego, sollevatela un po'. Dottore. Dottore. È cieca. Su, non dovete disperare, è troppo presto per pronunciarsi e la scienza può fare dei miracoli. Bisogna portarla subito a Napoli da uno specialista, ma subito, mi raccomando, perché ogni ritardo potrebbe esserle fatale. Povero figlio mio. Eppure il colpevole deve essere quel Pisani. Ma aveva una lettera credenziale dai nostri amici di Napoli. Si va presto a falsificare una lettera o a rubarla. È assurdo. Pensate alla nobiltà del suo contegno in tribunale. E perché si sarebbe riconosciuto colpevole del furto del denaro? Gliel'aveva dato il marchese? Pisani si è sacrificato per noi e per la nostra causa. Ma gioielli sono stati rubati, la marchese è stata uccisa. Già, ma da chi? Da Pisani. E si è riconosciuto colpevole del furto del denaro appunto per camuffare il suo vero delitto, nella speranza che noi avremmo tentato di salvarlo. Il marchese cosa ne pensa? Povero uomo, è talmente preoccupato per la bambina. È andato a Napoli per cercare di curarla. A Napoli potrebbe sapere la verità. Il comitato rivoluzionario può confermare che il Pisani era di nostro. Come se esistesse ancora un comitato rivoluzionario. I nostri compagni sono in prigione o alla macchia. E la reazione borbonica è imperversa. E il Pisani sarà impiccato. Se è colpevole, Dio abbia pietà di lui. Dovevo tacere per non mettere a repentaglio la vita dei miei compagni di fede.
Tra poco penderò dalla forca, ma muoio innocente. Figliolo, Gesù ha salito il Calvario per le colpe degli altri. L'Onnipotente vede la nobiltà del vostro animo. Il vostro sacrificio non sarà stato vano. Mio figlio è troppo giovane per conoscere la verità. Potrebbe tradirsi. Ma il giorno in cui l'Italia sarà libera unita, dovrete parlare, rendere pubblica questa mia confessione. Allora mio figlio saprà. Ve lo prometto. Papà! Oliviero, bambino mio. Papà! Avete soltanto pochi minuti. Figlio mio, Oliviero, tu non credi che io sia colpevole, vero? Oh no, papà, no. Un giorno sarai fiero di me. Ma ora devi cambiare nome. Non è giusto che tu porti questo marchio d'infamia. Devo lasciarti. No! Hai tanti amici, sai, in tutta Italia, che ti aiuteranno come se fossi un loro figlio. E quando saprai la verità, devi promettermi che farai tutto per riabilitare la memoria di tuo padre. Sì, papà, te lo giuro. Quel giorno potrai riprendere il tuo vero nome. Addio, figliolo. Addio. Papà! Papà! Non dubitate, padre, avremo cura di lui. Studierà. Almeno in questo non dovrà cambiare niente, figliolo. L'università di Torino è una delle migliori d'Italia e tu certamente... Scusatemi un momento. Su. Così. Salite, Caterina. Signor Marchese, io volevo... Purtroppo lo specialista di Napoli mi ha tolto ogni speranza. Non c'è proprio niente da fare. Povera creatura. Niente. Arrivederci, padre. Riferisco, Marchese. Andiamo. Guarirà? No. Povera piccola Beatrice. Non rivedrà mai più la luce del sole. Voglio studiare medicina. Diventerò un medico oculista. Camera è di vostro gradimento, dottor Dupré? Sì, grazie. Noi ci teniamo a trattare bene i forestieri, soprattutto quando vengono per fare del bene. Pensate che in tutto il paese non c'è un oculista. Il lavoro non vi mancherà. Lo so. Il tracoma fa strage nella vostra regione, specie fra i bambini. È la prima volta che venite a Sorrento? La prima volta, sì. Ma conosco qualcuno qui, almeno di nome. Il marchese di Rionero. Una famiglia rovinata. Da qualche anno la sfortuna li perseguita. Si era compromesso con la politica e c'è stato qualcuno che ne ha approfittato, povero marchese. E il notaio Basileo abita ancora qui? È diventato il padrone di mezzo paese, quello. È la messa dei signori. Adesso li trovate tutti in chiesa. Tante grazie. Buongiorno. Buongiorno. Voglio aprire un ambulatorio.
ossequi, signora. Buongiorno, arrivederci. Zio, andiamo a salutare il Rio Nero. Ah, di piuttosto che vuoi salutare la dama di compagnia della marchesina. Possibile che non te ne sei ancora stancato, eh? Marchesina. Buongiorno. Caro notaio, permettete? Con permesso. Prego. Avrei da dirvi una parola. Credevamo che non sareste più tornato da Napoli, signor Carlo. Certo, la capitale offre degli svaghi che non potreste trovare nella nostra povera città. Ma no, che dite, vi garantisco che anche la vita della metropoli dopo un poco viene a noia. E allora credetemi, marchesina, è tanto più delizioso tornare in questa quiete ornata da così graziosa compagnia. Non lo ascoltate, marchesina. Perché? È così gentile quello che dice? Appunto questo lo rende pericoloso. Io ho esperienza della vita e so che non bisogna farsi blandire da qualche bella frase. Dite quel che volete, ma io non ho paura del signor Carlo. Stavamo per fare una passeggiata. Volete accompagnarci? Con molto piacere, prego. Andiamo, Antonio. Ho bisogno del vostro aiuto. Mi occorrono 10.000 ducati e voi solo me li potete procurare. Ma, signor Marchese, è una somma enorme. Le vostre proprietà sono quasi tutte ipotecate. Bisognerebbe pagare un interesse fortissimo. E... ne ho bisogno assolutamente, credetemi. Voglio lasciare Sorrento e trasferirmi a Napoli. Ormai mia figlia non è più una bambina. E solo a Napoli potrà trovare un marito degno. Oh, certo, Marchese, non sarà difficile, anche se... anche se è cieca, volete dire? No, non volevo dire questo. Per carità, la Marchesina ha tutte le virtù. È un angelo. Ma se dovesse rimanere sola al mondo, già ridotti come siamo... Scusate, signor notaio. Cosa c'è? È arrivato questo plico per voi. Ah, va bene. Posso andare? Vai, vai, vai pure. Grazie. Caro Marchese, vedrò se c'è qualche possibilità, ma non vi fate troppe illusioni. Buongiorno. Grazie. Vai, Francesco, vai pure. Volevate sapere di Don Luigi Rimoldi, vero? Sì, padre. Era il parroco di Sorrento 12 anni fa. Partì poco dopo il mio arrivo. Prima andò a Roma, poi venne trasferito in una missione in Cina. Non era nemmeno arrivato che morì. Lo conoscevate? No, mio padre lo conosceva bene. Perché mi hai fatto chiamare? Cos'hai di così urgente da dirmi? Lo sai che il marchese vuol maritare sua figlia? Mentre tu perdevi il tuo tempo con quella dama di compagnia, mi ha chiesto del denaro per condurre la figlia a Napoli. E tu daglielo. Durante la sua assenza vi sarà più facile portargli via i 4 palmi di terra che gli rimangono ancora. Ma c'è una cosa che tu non sai e che nessuno ancora sa, ed è che lo zio di Beatrice, il marchese Raffaele, l'ha nominata erede universale. È molto ricco, vero? Ricchissimo. La cieca diventerà uno dei più bei partiti del regno. E non lo sa proprio nessuno? Nessuno. So mantenere il segreto professionale quando voglio. Sicché un giovane generoso, non privo di mezzi, che la chiedesse oggi in sposa, farebbe un affare formidabile. Oh, meno male che te ne rendi conto. Sempre che quel rimbambito del marchese non si ostini a cercarle un marito di sangue blu. Signor notaio, c'è il dottor Di Pre. Fai entrare. Prego, dottore, accomodatevi. Spero che vi siate ambientato bene fra di noi. A che cosa devo il piacere della vostra visita? Veramente si tratta di un motivo estraneo alla mia professione, ma ho pensato che forse voi potreste aiutarmi. A vostra completa disposizione, prego. Grazie. Ricordate il caso Pisani? Un delitto clamoroso avvenuto anni fa qui a Sorrento. Pisani? Sì, venne accusato di aver ucciso la marchesa di Rio Nero. Sì, mi pare. Ricordo. Sapete, è passato tanto tempo. Sì, lo so. Ma voi foste un testimone importante al processo. Ma no. Potreste dirmi in che modo si sono svolti i fatti? Come mai vi interessa tanto questa vecchia storia, sentite, dottore? Tutto quello che avevo da dire l'ho detto al processo. Gli atti sono in tribunale. Ma vennero accertate proprio tutte le circostanze del delitto. Voi siete sicuro che non venne condannato l'innocente? Ma no, era reo confesso, un volgare delinquente. Sono spiacente di non potervi essere utile, scusatemi, ma ho molto da fare. Prego, dottore. Vi accompagno. Ah.
Siete Demetrio Esposito? Come sapete il mio nome? Avete bisogno di un buon paio di occhiali. Venite a trovarmi. Grazie, dottore. Ma che cosa va cercando questo dottor Dupré? Non hai sentito? Notizie del processo Rio Nero. È giusto che si sia rivolto a noi che siamo quasi della famiglia. Preparami il contratto di nozze con la comunione dei beni. Elena, cara, che piacevole sorpresa. Ah, sì? Devo parlarti, ti voglio spiegare... Che sei stanco di me, che vuoi lasciarmi. Ma no, cosa stai dicendo? Cosa ti sei messa in testa? Ti voglio bene come prima, più di prima. È perché vuoi bene a me che vuoi sposare la marchesina? Elena, ti prego, cerca di capirmi. È proprio della comprensione di una donna innamorata che ho bisogno in questo momento. Lasciami, ti conosco abbastanza. Perché la vuoi sposare? Vedi, anche tu te ne rendi conto. Non potrei mai amare quella povera infelice. Non è bello quello che faccio, lo so. Ma sono costretto, non mi resta altra scelta. Che cosa vuoi dire? Elena, ci sono tante cose che tu non sai, che io non ho mai voluto confessarti. Non sono più un ragazzo, vedi? E sono stanco di vivere così alla giornata, alla dipendenza di quell'avaro di mio zio. È lui che ti mantiene, no? Per i 4 soldi che mi passa ho dovuto essere complice di tanti suoi inganni. No, Elena, così non posso più continuare, tu mi capisci, vero? Vorresti farmi credere che sposi Beatrice per il suo denaro. Quale denaro? Lo so che non sono ricchi, ma hanno un nome. Lo zio di Beatrice ha conservato intatta la sua fortuna, è ben voluto a corte e con il suo aiuto potrò farmi una posizione invidiabile. Andremo a vivere a Napoli e tu verrai con noi, con me. Non ti credo, non posso crederci. Te lo giuro, non ti lascerò mai. Ti amo. Sono così emozionata. Perché? Conosci Carlo Basileo da tanti anni. Non appartiene al nostro mondo, ma ha un animo così nobile. Io ho dato volentieri il mio consenso, ma non vorrei che tu avessi detto di sì per obbedienza alla mia volontà. Sei proprio sicura della tua decisione? Papà, non posso aver dubbi. Non potevo dirgli di no. Un uomo giovane, ricco, che chiede di sposare una come me. Guarda cosa mi tocca vedere, una Rio Nero che sposa il nipote del notaio. Se fosse in vita la povera marchesa... Antonia, andiamo. Beatrice, grazie di non avermi negato questa gioia. Siete un angelo, vi farò felice. Permettete che vi abbracci, figliola. Scusate, è vero che il dottore non fa pagare nulla alla povera gente? È vero, che Dio lo rimeriti. No, non vanno bene. Non ci vedo. Proviamone un altro paio. Anche voi andaste a testimoniare il processo Pisano. Come? Fui proprio io a riconoscere il denaro. C'erano ancora le fascette della banca con la firma del cassiere. Lo avevo ritirato io il giorno stesso in cui fu trovato addosso all'assassino. Il presunto assassino. Lo condannarono e buonanotte ai suonatori. Ci credete la giustizia voi? Io no. Sapeste in vita mia quanti imbrogli, quante mascalzonate ho visto... Anche la marchesa era presente mentre consegnavate il denaro? Si affacciò un momento. Sapete, era una bellissima signora. Aveva degli splendidi gioielli. Anche quelli furono rubati la stessa notte. I gioielli? Sì. E il tribunale non indagò sulla loro sparizione? No. Fu trovato soltanto il denaro? Furono trascurate tante cose al processo. C'era aria di rivoluzione in quei giorni. Ah, ecco, con questi ci vedo proprio bene. Mi sembra di essere un altro. Anche io comincio a vederci più chiaro. Sono il dottor Dupré. Venite, il marchese vi aspetta. Prego. Dicono di Garibaldi che è un filibustiere, ma intanto scappano davanti a lui. Hanno già perduto Marsala, Salemi e Calatafimi. Sembra un sogno. È stato tutto così fulmineo, travolgente. E noi che ci davamo per vinti. Già, la repressione del 48 ci schiacciò.
Chi avrebbe pensato allora che poco più di 10 anni dopo Garibaldi invadesse la Sicilia? Ma intanto a Palermo cominciano i guai. Il comandante della Piazza Forte ha deciso di tener duro. Sapete chi comanda il presidio? Mio fratello. Quel reazionario fanatico ha chiesto lui stesso di andare a battersi per il suo re, per i Borboni. Ma ora siamo alla resa dei conti. Vedremo chi di noi due ha avuto ragione. Tu senza dubbio. Voi che ne dite, Basileo? Io? Ah, non so proprio che cosa dire. Io credo solo nella carta bollata. Che poi ci sia lo stemma dei Borboni o quello dei Savoia è la stessa cosa. Nero su bianco. Le idee politiche mutano, ma scritta male. Signor Marchese, scusate. Ah, sì. Permesso. Marchese, vogliate perdonarmi se mi sono permesso di venire da voi? Ho saputo quanto state facendo per i bambini del paese. Prego. Riconosco che la vostra opera è degna di ammirazione. Ma purtroppo, per quanto riguarda il caso di mia figlia, temo proprio che non possa essere di alcun aiuto. Ma non volete che visiti la marchesina? Non sarebbe inutile, non c'è niente da fare. Perché dite così? La scienza progredisce. Ciò che sembrava impossibile ieri non è detto che lo sia oggi. Un nuovo strumento, l'oftalmoscopio di Helmholtz, ci permette di scrutare il fondo dell'occhio, di vedere le lesioni profonde, di misurarne la gravità. Mia figlia è irrimediabilmente cieca. Io non vi capisco. Rinunciate a lottare, a tentare anche l'impossibile. Per anni e anni ho lasciato che la torturassero. Speranze, promesse, fiumi di denaro. E poi? No, no, basta. Ormai si è rassegnata alla sua sorte. È serena. La sentite? Per chi vede è molto facile pensare che i ciechi si rassegnino. E poi presto si sposerà. Vi prego di non insistere. Non avete fiducia in me. Oh, che dite? Ma anche se io acconsentissi, non credo che riuscireste a convincere Beatrice. Non vuol soffrire più. Signor Marchese, volevo congedarmi. Caro dottore, sono felicissimo di vedervi. Come state? Bene, grazie. Sapete, Basileo, il dottor Dupré vuol visitare Beatrice e tentare un intervento chirurgico. Ancora un tentativo? Il fidanzato di mia figlia è nipote del notaio. E bisognerà consultare anche lui. Ma non credo che vorrà opporsi. Oh, no, certamente. Allora lasciate che le parli. Solo non vorrei essere presentato come medico. Ah, giusto, giusto. Prego. Chi c'è di là? Il signor Carlo? Non voglio cantare davanti a lui, mi vergogno. Non vi preoccupate, non può essere lui. Il signor Carlo è a Napoli. A Napoli? Beatrice, ti presento il signor Dupré. Mia figlia, la signora Viscardi. Onoratissimo. Desidera parlarti per un'opera buona. Ti spiegherà lui stesso. Signora Elena, permettete un momento. Vi prego. Vi ho sentito cantare, Marchesina, e senza ombra di adulazione devo dirvi che la vostra è la voce più espressiva che abbia mai udito. Molto gentile, ma non credo che siate venuto per questo. E invece sì, vorrei pregarvi di prestare la vostra bella voce per una festa di beneficenza. Una festa? Volete dire che dovrei comparire in pubblico e cantare davanti alla gente? Oh, no. Si tratta di aiutare una trentina di bambini che, se non saranno prontamente curati, rischiano. Scusate, vi sembrerà crudele che ne parli proprio a voi. Rischiano che cosa? Di perdere la vista. Perdonatemi, ma voi potete capirmi meglio di chiunque altro. Sono dei bambini malati di tracoma. Non è incurabile, ma l'ignoranza, la miseria fanno sì che il male incrudelisca. Noi vogliamo venire in loro aiuto. Carlo! Ferma! Ferma, Carlo! Ferma! Carlo! Francesco, ti ho detto di correre, ma così rischiamo di romperci l'osso del collo. Carlo! Carlo! Ferma! Ferma, Pietro! Oh, meno male che ti ho raggiunto. Ma che c'è? C'è che per stasera Napoli, San Carlo e le sue ballerine te le puoi scordare. E bisogna tornare alla villa immediatamente, hai capito? E perché? Ascolta, Carlo. Sapete, è un'idea sbagliata credere che i ciechi vivano nel buio. Io ho intorno a me, come se lo vedessi, un mondo pieno di luce e di colori, quello della mia infanzia.
prima che perdessi la vista per sempre. Ma perché per sempre? Vostro padre mi ha detto che la disgrazia è stata causata da una caduta. La cecità provocata da traumi a volte può essere guarita. Vi sembrerà assurda, ma credetemi, io non desidero più vedere. Ho paura di vedere. Per me un sipario è calato sulla più terribile delle tragedie. E se tornassi a vedere, quel sipario si riaprirebbe. Il sangue di mia madre, il viso orrendo dell'assassino. No, non voglio, non voglio. Calmatevi. L'unico mio rifugio è il mondo che ricordo. Mia madre così bella. Il suo sorriso. E le favole che mi raccontava. Ma intorno a voi ci sono infinite cose belle, degne di essere viste. Sì, ma voi non sapete com'è incantevole il mio ricordo. Potreste parlarmi del tramonto. Il più grande poeta potrebbe descrivermelo. Ma io lo ricorderò sempre con gli occhi dell'infanzia. La vita mi ha tolto molto. Ma questo no. È strano. Ho parlato con voi e vi ho detto delle cose che non ho mai confessato a nessuno. È difficile convincere mia figlia, è vero, dottore? No, papà, ho accettato subito. Canterò la festa. Davvero? Ne sono felice. Oh, che soffio caldo, che cos'è? La fiamma delle candele, si sta facendo buio. Papà, perché non preghi il signor Dupré di restare a pranzo con noi? Non rifiuterete, spero. Anzi, vi ringrazio. Ma dovete promettermi di non meravigliarvi. Sapete, mi devono preparare il cibo come una bambina. Buonasera e buon appetito a tutti. Buonasera, Carlo. Carlo, siete tornato? Mia cara, si direbbe che vi dispiace. Oh, ma che dite, vi credevo a Napoli. Prego. No, non ci sono più andato. Antonio, per favore. No, lasciate, ho già pranzato. Il fidanzato di mia figlia, Carlo Basilea. Ho già avuto il piacere, in altra occasione. Sapete, il signor Dupré mi ha chiesto di cantare in una festa di beneficenza ed ho accettato. Spero che una voi... festa di beneficenza? Pensavo che il dottor Dupré fosse venuto qui per offrire la sua opera di oculista miracoloso. Oculista? Papà, perché non me l'avete detto? Non volevo... Perché mi avete ingannata? Marchesina, non volevo allarmarvi. Vostro padre mi aveva detto della vostra ostilità, della sfiducia che avete nei medici e così, prima di convincervi a tentare un'altra prova dolorosa... Ma io mi oppongo. Ma come? Dovreste essere il primo a desiderare che la vostra fidanzata riveda la luce. Perché? Voi garantite che l'operazione riuscirà? No, non posso garantire nulla. Devo ancora esaminare la marchesina. Vi sbagliate, dottore. Non mi lascerò esaminare e non mi farò operare. Vi credevo diverso. Scusatemi. Beatrice. Avete dato un dolore ad una povera infelice. Siete disposto a tutto pur di far carriera. Carlo, il dottore ha compiuto dei veri miracoli. Vi prego, Marchese. Il signor Basileo mi considera un ciarlatano. E non ci tengo a convincerlo del contrario. Vogliate scusarmi? Sei riuscito ad impedire al dottor Dupré di operarlo, ma non c'è da stare tranquilli. Perché si interessava tanto al processo Pisani? È proprio quello che mi domando. Ma riuscirò a sapere cosa va cercando. E chi è veramente? Perché? Vuoi dire che... Non so niente, ma voglio assicurarmi che è proprio chi dice di essere. Me lo riconduca fra 2 giorni, mi raccomando, eh? Grazie, dottore. Ciao, Pietro. E non toglierti la benda. Che Dio vi benedica. No. Marchesina, signora Elena, ma perché non mi avete fatto chiamare? Non volevamo disturbarvi. Oh, prego, accomodatevi di qua. No, dottore, non vogliamo trattenervi. Sono venuta soltanto per scusarmi per quello che è successo ieri sera. Per carità, sono io che dovrei chiedervi scusa. No, no, ho avuto torto, ma non ne parliamo più. Volevo dirvi che ho cambiato idea. Sono disposta a far tutto quello che posso per i vostri protetti. Canterò alla festa di beneficenza. Grazie. Siete molto buona. Oh, caro dottore, tenevo proprio a farvi visita.
So che siete in difficoltà circa la scelta del locale per la vostra festa di beneficenza. Sì, soprattutto se ci sarà molta affluenza, come spero. Oh, che dite senza alcun dubbio. Ecco, io vorrei contribuire alla vostra bella iniziativa, mettendo a disposizione la mia casa e la villa del Duca Pigliasi, adesso indegnamente abitata da me. Grazie, vi ringrazio, siete davvero molto gentili. Oh, no, è un dovere. Allora d'accordo, Lupiera. Arrivederci a presto, arrivederci. Guarda lassù nel cielo, brilla la prima stella, tutta la notte splenderà la felicità di questo incanto. Vieni, porgi le tue labbra al bacio che ti dà l'amore. Vieni, senti la canzone della primavera. Vieni, la luna accarezza ogni fiore, tutta d'argento il creato. L'ora di sognare sta vicina, vieni sul mio cuore. Guarda lassù nel cielo, brilla la prima stella, tutta la notte splenderà la felicità di questo canto. Mischio del tuo sorriso al miracolo della vita, gli angeli in paradiso tenderanno per noi un velo, così la notte sarà infinita. Guarda lassù nel cielo, brilla la prima stella, vieni la notte bella, quell'ora dell'amore, dell'amore. Brava, 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 brava. Non vi ho mai sentito cantare così. Grazie. Sì. Peccato che il signor Marchese non sia presente. Non è potuto venire, sta poco bene. Venite qua, non scappate! Ragazzi, non scappate! Ragazzi, questi ragazzi non stanno mai fermi un momento. Si tirano dappertutto, frugano, rubano. Adesso li ho sorpresi al buffet. Meno male che sono arrivati in tempo. Che volete farci? Sono ragazzi. Ma che ragazzi, ragazzi? Non c'è da fidarsi di loro. Ma io li tengo d'occhio però. Guai a voi se vi ritrovo ancora in giro. Andate, via, via, andate dalla sola. Buonasera, buonasera. State buoni, buoni, cari. Sta allerta. Sì. Stimatissimo consigliere comunale è un baritono di gran classe. Stasera, vincendo la sua modestia, ha accettato di cantare davanti a voi. Sono certo che saprete apprezzarlo al suo giusto merito. Ed ora, col concorso della nostra valorosa filarmonica, Don Matteo vi canterà un'aria del Don Pasquale. Prego. Insolito, mi sento addosso, mai resisterei io più, non posso, per metà vecchia, scordo i malanni, mi sento giovane come a vent'anni. Bambini, fate silenzio, state composti. Bella sposina, ecco di bamboli, peccato via, mi vedo nascere, mi vedo crescere. Avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di cantare stasera. Ma ha una bella voce, veramente bravo.
Siete contento della serata, Don Pietro? Ah, un successone. Da tempo a Sorrento non si era vista una cosa simile. Tutto merito vostro, della marchesina, del signor notaio e del signor Carlo. Ah, eccolo finalmente. Sono spiacente per il ritardo, amore mio, ma alcuni impegni mi hanno trattenuto fuori città. La marchesina è stata magnifica. Ha cantato come un angelo. Vieni fuori! Vieni fuori! È inutile che tu scappi. Ti ho visto, sai, che cosa hai preso in quel cassetto? Cosa hai rubato? Fammi vedere! Su, presto, fammi vedere! Che succede? Non negare, ti ho visto, sai. Hai rubato. Cosa hai nascosto? Fammi vedere. È un ladruncolo, è uno sbarazzino questo ragazzo. Non piangere. Se hai preso qualcosa, dallo a me. Non ti faranno niente, te lo prometto. Su, non è il caso di fare tante storie. Guardatele, tutto spaventato, poverino. La paura che si è preso è una punizione più che sufficiente. Non è nulla. Elena. Sì? Venite. Dottore, che pazienza ci vuole con questi bambini? Signor Carlo. Scusatemi, quella musica che cos'era? Quella musica? Un vecchio carillon, lo comperai tanto tempo fa, non ricordo neanche più dove. E com'è? Una cosetta da nulla. Datemelo, per favore. Ma certo, subito. Non mi sono sbagliata. È la stessa musica del carillon che aveva mia madre. Può darsi. Ce ne sono tanti in circolazione. E le note sono soltanto 7. Era d'oro. E sul coperchio c'era un cameo con il profilo di mia madre. Ma... No, non c'è nessun cameo. No. Dopotutto è meglio così. Elena. Sì, marchesina. Non vi sentivo più. Grazie, Carlo. Scusatemi. Andiamo. Ringraziamo il dottor Dupré che generosamente, con alto spirito filantropico, si prodiga per alleviare le pene di questi ragazzi. Per dirla come il divin poeta, l'amor che muove il sole e l'altre stelle ha compiuto ancora una volta un miracolo di fratellanza e di solidarietà umana. Silenzio, silenzio. Ecco la nostra cara marchesina. Prego. Perché mi hai costretta a tacere? Perché questo inganno? Un pietoso inganno. Anch'io sono rimasto trasecolato. Ma non capisci, non potevo dirle. Sì, questo è proprio il carillon di vostra madre. Il caso me l'ha fatto capitare fra le mani. Sarebbe stato crudele. Le avrei dato un dolore e niente altro. Se validamente ha contribuito a quest'opera di bene, vada la nostra riconoscenza e il nostro applauso. Grazie, grazie. Ma io non ho alcun merito. A una sola persona bisogna essere grati. Al dottor Dupré. Anzi, voglio dirgli una cosa, qui in presenza di tutti. Quando arrivò e mi conobbe, si offrì di tentare un'operazione per ridarmi la vista. Rifiutai. Gli dissi che credo soltanto nei miracoli celesti e non in quelli della scienza. Non ebbi fiducia. Ora mi scuso con lui e gli dico di sì. Quando vorrà sono pronta. Parve portando una lampada di terra rossa che illuminava il suo volto magro e pallido e i suoi capelli bianchi come i fiocchi della lana che avvolgevano la conocchia posata sul tavolo. Ella baciò la mano di suo marito e la fronte del suo figliolo. Noi stavamo un po' in disparte per non essere d'impaccio. Devo proprio seguitare. Io non ho voglia di leggere né voi di ascoltarmi. Avete ragione, Elena. Perché non viene nessuno? Ho paura che per voi nessuno significhi il dottore, vero? Per favore, leggete. Non serve. Il dottore sta arrivando. E non è affatto in ritardo. Buongiorno, marchesina. Buongiorno, signora Elena. Buongiorno, dottore. Buongiorno, dottore. Come state? Benissimo, grazie. Ma mi sono annoiata a starmene ferma qui. Oh, e io che credevo che vi interessasse ai tristi casi di Graziella. Povero Lamartine. Scusatemi, ma ho una gran voglia di fare due passi. Mi accompagnate? Con molto piacere. Da qualche giorno ci sono dei cacciatori in giro. Perché non li mandano via? Hanno cercato dappertutto, ma non sono riusciti a scovarli. I bracconieri sono gente furba. Ma c'è divieto di caccia qui. Elena, vi prego, insistete con papà. Bisogna mandarli via. Non posso sopportarli, questi spari. Va bene. Mm-hmm.
non ho bisogno di nessuno. È come se non fossi cieca. I fiori mi guidano con il loro profumo, quello dolce, ricco, insistente delle rose, e i garofani col loro odore penetrante, un po' amaro. Ma che sciocca, vi sto descrivendo i fiori attraverso il loro profumo mentre voi li vedete. Presto li potrete vedere anche voi. Siete sicuro di riuscire? Non sono più rassegnata. Adesso voglio vedere. Sì, sicurissimo. Al di là della siepe ci sono dei fiori selvatici, dal profumo tenue e delicato. Aspettate, vado a cogliervene. Grazie. Vicini quei colpi. Oh, nulla, forse mi avevano scambiato per Selvaggina. Ecco i vostri fiori. Oh, grazie. Marchesina, dottore, eccoci. Dove siete? Cos'è successo? Siete ferito, dottore? Ferito? Ma no, non è nulla. Mi sono graffiato attraversando un cespuglio. Colpa mia. Bastardo, buona nulla, questi sono i servigi che mi sai rendere. Credevo di averlo colpito, invece mi salto addosso improvvisamente. È svelto come un gatto. Ma non è finita, stasera gli salderò il conto. Guai a te se fallisci un'altra volta. Calma, calma, la violenza è sempre pericolosa. Ci sono altri sistemi per rendere innocuo questo dottor Dupré Pisani. La polizia può essere utile in questo caso. Bravo, zio, stai facendo progressi, è una buona idea. Fila tu. Quando avrò bisogno di te saprò dove trovarti. Scrivi. Alla regia stazione della gendarmeria di Sorrento. Un suddito fedelissimo informa. Allora possiamo incominciare. Chiamate la signora Elena, per favore. Subito. Buongiorno, signor Carlo. Nessuna novità? Non saprei, signor Carlo. L'unica novità che si aspetta è che l'operazione riesca. Certo, con l'aiuto di Dio, si intende. Voglio fare atto di contrizione. Anch'io ero contrario all'operazione, ma adesso ho tanta fiducia nel dottor Dupré. Sì, tutto andrà bene, lo sento. Scusate, di là tutto è pronto. Vengo subito. Dite, dottore, ci vorranno molti giorni prima che Beatrice possa togliersi le bende. Una decina, almeno. Ma non dovrò restare a letto tutto questo tempo, è vero? No, basteranno 2 giorni. Sono contento. Ero preoccupato che dovesse restare a lungo immobile. E sapete, quasi tutta l'aristocrazia parte, si rifugia a Roma. L'aristocrazia borbonica? Certamente, ma può darsi che anche noi se ne debba seguire l'esempio. Vi rendete conto che possiamo trovarci in mezzo alla battaglia? Qui può tuonare il cannone da un momento all'altro. Se volete il mio parere di medico, vi dirò che non le farà alcun male. Se quando aprirà gli occhi vedrà la bandiera italiana al posto di quella borbonica. Anzi... Sono d'accordo col dottore. Andiamo. Mm.
sentirete. Non sentirò dolore. No, dolore no. Prima vi agiterete, poi subentrerà una gran calma. Le percezioni esterne diventeranno sempre più deboli e infine scompariranno del tutto. Ve l'ho detto. Si tratta solo di un lieve intervento. Non abbiate paura. Non ho paura, ma vorrei dormire fino a quando mi toglierete le bende e potrò aprire gli occhi. Sarà molto penosa per me questa attesa. La scienza fa molti progressi, ma ancora non è giunta a tanto. Ed ora, pazienza e coraggio, eh? Vi prego, Marchese, uscite. Anche voi, come volete. Andiamo. Ci sono dei soldati. Chi di voi è il dottor Dupré? Ah, voi, vero? Sì, sono io. Cosa c'è? Ma cosa volete? Non vedete che sto operando? Voi siete tornato clandestinamente dal Piemonte. Clandestinamente? Non capisco, ci deve essere un equivoco. Se è così, lo chiarirete spiegandoci perché viaggiate sotto falso nome. Siete in arresto. Tenete ecco il mandato di cattura. Ma... Voi siete Oliviero Pisani, del Fu Andrea, emigrato in Piemonte. Siete tornato sotto falso nome per fomentare moti insurrezionali a favore del governo piemontese contro i poteri costituiti. Pisani? Sì, il figlio di Andrea Pisani, condannato per l'assassinio della Marchesa Albina, vostra consorte, e per altri crimini. È incredibile! Ma costui non può operare, Beatrice, io mi oppongo. Anche voi, Marchese. Mio padre non era un assassino, è morto innocente per non compromettere altre persone. Signor Marchese, lasciate che operi. Devo ristabilire la verità, dovete credermi. Sopra ogni altra cosa... Io voglio il bene di vostra figlia. Smettetela! Adesso che è stata scoperta la vostra vera identità, non crederete che vi permetta di tentare i vostri esperimenti sugli occhi della mia fidanzata? Carlo, vi prego. Il dottore ha iniziato un'operazione delicata. Egli ha tutta la mia fiducia. Concedetegli il tempo necessario per operare. Come volete. Venite. Vi raccomando di seguire le mie prescrizioni. Sono sicuro che l'operazione è riuscita, ma proprio per questo temo che la Marchesina corra qualche grave pericolo. Non vi capisco, dottore. Cosa volete dire? Qualcuno ha cercato di impedire a tutti i costi che io la operassi. Hanno perquisito la mia casa. In seguito un brigante cercò di uccidermi qui nel parco della vostra villa. Ed ora la denuncia e l'arresto al momento dell'operazione. È veramente mostruoso. Ma chi può essere? L'assassino della povera Marchesa. Egli è libero. E può fare ancora del male. State tranquillo, avremo cura di Beatrice e sapremo proteggerla da ogni pericolo. Dottor Pisani, vogliate seguirci? Addio. Sono sicuro, sento che egli dice la verità. Ma perché dovrebbero far del male a mia figlia? Sì, sembra assurdo, ma l'idea che Beatrice corra un pericolo è intollerabile. Marchese, anche per questo è bene che la porti lontano al più presto. Concedetemi di affrettare le nozze in modo che possiamo partire immediatamente. A Roma sarà al sicuro da ogni pericolo e lontana dalla guerra. Ma Beatrice non può mettersi in viaggio subito dopo l'operazione. Avete sentito, è cosa da poco. E per quanto ci si affretti, ci vorrà almeno una settimana prima che i documenti siano pronti. Tuttavia, mi pare... Sì, Marchese, capisco che vi addolori non essere presente quando si toglierà le bende. Ma si tratta della sua salvezza. E sia come volete. Tornate da Beatrice e vegliate su di lei. Ma dai, retta a me, vattene, fuggi, prima che la ragazza guarisca, si tolga le bende e ti riconosca, capisci? Senza sposarla, vero? Rinunciando all'eredità proprio ora che è in mano mia. Il vecchio zio è morto. Lo sappiamo soltanto noi per ora. Ed è una ragione di più per sbrigarci prima che lo sappia anche il Marchese. Ma è necessario che tu fugga. No, le situazioni bisogna prenderle di petto. La sposo e ci mettiamo subito in viaggio. Io e lei, soli. Ti rendi conto di quello che può accadere di questi tempi lungo le strade? Sono infestate dagli sbandati, dai briganti e c'è anche spaccacore. Se aggredissero la nostra carrozza e Beatrice restasse uccisa, chi potrebbe sospettare di me? Ma io messo? Chi è? Sono io, Demetrio. Che cosa vuoi tu qui? Chi ti ha chiamato? Il signor Carlo vi aveva fatto tanta urgenza, vi ho portato gli atti, il nulla osta dell'autorità, i carichi pendenti e la procura. Ah, bravo Demetrio, hai pensato proprio a tutto. Hai ancora bisogno di lui, zio. Va, 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 vattene! Io non voglio sapere niente, capisci? Non voglio sapere niente di questa tua orribile macchinazione, anche la figlia della povera Marchesa. No, fino a questo punto no!
Ah, veramente credi che nessuno sospetti? Ma se lo sai benissimo, che c'è chi ti sospetta? Il dottor Pisani. Non resterà mica in galera tutta la vita, uscirà un giorno. È innamorato com'è della ragazza. Parlerà, ti seguirà anche in capo al mondo. Denuncerà anche me. Quel maledetto dottore, sempre lui, è l'unico ostacolo. Facciamolo fuori. No, che cosa mi fai dire? Già, farlo fuori non è un'idea sbagliata, ma senza spargimento di sangue. Col veleno. Ma che? Dovrà essermi riconoscente. Il dottore Oliviero è il figlio dell'assassino. Papà, fu veramente lui il colpevole? Non lo so, proprio non lo so. Dopo tanti anni è ancora un dubbio terribile che mi tormenta. Purtroppo non si scoprì mai la verità. È strano. Fin dal primo momento ho sentito per Oliviero una fiducia istintiva. Una simpatia che non ho mai provato per Carlo. Non essere ingiusta verso il tuo fidanzato. Ti ha chiesto in sposa quando tu... quando non c'era alcuna speranza che tu potessi guarire. E c'è una cosa che non ho mai avuto il coraggio di dirti. Siamo all'orlo della rovina. Se io dovessi mancare... Per questo voglio che tu ti sposi, che qualcuno si prenda cura di te. Papà, abbi fiducia in me. Non mancherò mai alla mia parola. Carlo! Mi hai messo paura? Sono due giorni che cerco di parlarti. Mi eviti. Ma no, che idea. Quando non ti vedo, mi sento inquieta. Perché? È tutto stabilito, no? Dopodomani ci sarà il matrimonio, subito dopo partiremo. E tu verrai con noi. È così semplice, non preoccuparti, non ti lascerò mai. Buonasera. Buonasera. Buonasera, Carlo. Beatrice, mia cara, come state? Molto meglio, grazie. Ormai è impaziente di togliere le bende. Ancora 4 giorni. Oh, non fate imprudenze, mi raccomando. Marchese, ho provveduto per il viaggio, è tutto pronto. Grazie. Capisco quanto vi rattristi lasciare la casa dove siete nata. Vi sbagliate, Carlo. Se non fosse per mio padre, sarei felice di lasciare questi luoghi dove ho tanto sofferto. Beatrice, da qualche giorno ho notato in voi i segni di una segreta inquietudine. Apritemi il vostro cuore. Abbiate fiducia in me. Non so, forse avete ragione. Deve essere il pensiero della partenza. No, non è questo soltanto. Forse il dottor Dupré? Il destino è stato ingiusto con lui. Ha fatto tutto il possibile per la mia guarigione. Ha agito da uomo onesto e leale, ed ora... È vero. Talvolta penso che ho dei torti verso di lui. La mia freddezza, qualche parola che andava oltre le mie intenzioni, ma ora ho deciso di riparare. Cercherò in ogni modo di farlo fuggire dal carcere. Ne ho già parlato a Dolly Sandrini, che ci aiuterà. Oh, Carlo, come siete buono. Farei qualsiasi cosa pur di vedervi rasserenata. Oh. Dottor Pisani, avete chiesto di parlarmi? Sì, padre. Ditemi, come sta la marchesina? Bene, non dovete preoccuparvi per lei. Ma io vi porto qualcosa di meglio che buone notizie. Abbiamo preparato un piano per la vostra fuga. Perché dovrei fuggire? Non ho commesso nessun reato. Già, ma non è facile provarlo alla polizia borbonica, specialmente di questi tempi. C'è lo stato di guerra e potrebbero vuotare le carceri, fucilare i detenuti, come è successo in Sicilia. Dovete evadere. Il signor Carlo ha preparato ogni cosa. Il signor Carlo? Sì. Ma volete dire che è d'accordo con voi per liberarmi? Non solo è d'accordo, ma è stato lui a parlarmene per primo. Sapeva che vi sareste meravigliato, ma si è convinto che vi doveva questa buona azione. E la marchesina Beatrice ha accolto con gioia questo suo proposito. Si sposeranno domani e prima di partire vuole sapervi libero. E cosa devo fare? Prendete questa corda e nascondetela. Il secondino che monterà la guardia stanotte è uno dei nostri. Dimenticherà aperta la porta della vostra cella. In fondo al corridoio c'è una finestra senza inferriate. Thank you.
Battevi la mano destra. Ego coniungo vos in matrimonio, in nome del Padre, del Figliuolo, dello Spirito Santo. Amen. Cento anni di felicità. Vogliatevi bene e fatevi buona compagnia. Siete impaziente di portar via la nostra marchesina, vero signor Carlo? Non vorrei che si facesse tardi. È pericoloso viaggiare di notte. Per contentare il marchese e lasciargli la sua figliuola qualche ora di più, si è deciso di partire nel pomeriggio. Purtroppo non è una consolazione. Una figlia sposata è un po' una figlia perduta. Del resto è il destino dei padri sacrificarsi per la felicità dei propri figli. Signore e signori, bando alle malinconie. La vita va vissuta in letizia, ha i suoi lati amari, ma anche tante dolcezze. Prosit, reverendo. Prosit. Dottore, voi... Ma allora... Sì, grazie a tutti voi sono potuto fuggire. Ma non volevo andarmene senza rivedere la mia malata. Come sta? Avete seguito le mie istruzioni? Sì, scrupolosamente. Posso vederla? L'ho fatta chiamare. Dottore, ma dove andrete? Resto qui. Mio padre si è sacrificato per un ideale che è anche il mio. Don Lisandrini mi ha detto dove troverò i patrioti. Andrò con loro. Oh, eccola, è lei. Marchesina. Oh, dottore... Sia lodato il cielo, siete libero. Sapeste quanto ho desiderato di rivedervi. Quando mi hanno arrestato non ho avuto il tempo di spiegarvi perché... Non occorre, non parliamo del passato. Io conosco voi, voi soltanto. Avete un animo nobile e generoso. Siete molto buona, Beatrice. E questo mi incoraggia a chiedervi un ultimo segno di amicizia. Tra poco partirò, forse per sempre. Forse non ci incontreremo più. E non sarò presente quando vi toglierete le bende. Io mi ero prefisso uno scopo nella vita, quello di riabilitare la memoria di mio padre. Egli era innocente. Ecco il suo ritratto. Ve lo affido. Conservatelo fino al giorno in cui potrete vederlo, confermare la sua innocenza e riabilitare il mio nome. Sì, Oliviero, ve lo prometto, ve lo giuro. Addio. Addio. Caro dottore. Signor Carlo, vi cercavo per... No, non mi ringraziate. Il merito è tutto di Don Lisandrini. A me basta il piacere di vedervi libero. Tra di noi qualche volta... Ci sono stati dei malintesi, ma ambedue avevamo lo stesso scopo. Il bene di Beatrice, no? È vero. Ora mettetevi al sicuro, gli spiriti vi stanno cercando. È meglio che voi lasciate questi luoghi. Sì, raggiungerò i patrioti alla macchia. Combatteremo fino alla vittoria. Ve lo auguro di tutto cuore. Addio. Non sei ancora pronta? Mamma mia cara, dobbiamo partire. Che cos'è? Il ritratto del padre del dottore. L'avete conosciuto? Beatrice, mi dai ancora del voi. Ha fatto bene a darti il ritratto, così potrai dire se è stato lui ad uccidere. Tu sola hai visto il volto dell'assassino. Stanno per partire dalla villa. Andiamo. Papà. Che Dio vi protegga, figlia. Ci raggiungerete subito, vero? Appena possibile, stai sicura. Grazie. Addio. Che Dio vi benedica, Marchesina. Grazie, Rosa. Arrivederci a tutti. E Elena, perché non c'è? Non deve partire con noi. Ecco, mia cara, te l'ho detto, Elena ci raggiungerà a Gaeta con l'altra carrozza e i bagagli. Vai pure, Pietro. Via. Addio. Addio. Arrivederci.
avete una bella somma. Carlo è stato molto generoso. Già, mi liquida come una prostituta. No, cosa dite mai? È un modo come un altro per aiutarvi a trovare una sistemazione. Voi capite che questa relazione non poteva più continuare. Ma siete una bella donna e non vi sarà difficile trovare di accasarvi con un uomo serio, ricco. Se il vostro denaro non lo voglio, è rubato, siete dei ladri. Diteglielo a quel mascalzone di vostro nipote che io i suoi sporchi soldi non li voglio. Ma cosa fate? Ma siete impazzita? Elena, hanno liquidato anche voi. Scusatemi, non volevo offendervi. Dopo 40 anni che lo servo, mi ha messo sulla strada come un cane. Ma si pentiranno, io so tutto dei loro delitti, parlerò. Quali delitti? L'assassinio della signora Marchesa. È stato il signor Carlo. No. L'ho sentito con le mie orecchie, è un assassino. Ora farà uccidere anche la Marchesina. Oh, Dio mio. Buono, accontentami. Ma su, Beatrice, non fare la bambina. Che sciocchezze sono queste? Tornare indietro non è possibile. Ci troveremo in piena battaglia. E poi tuo padre non c'è, ha raggiunto i patrioti, lo sai. Te ne supplico, torniamo. Affretta, Pietro, voglio essere a Torre del Greco prima di sera. Sì, il signor Marchese ha preso il suo bravo fucile e se n'è andato. E chi lo reggeva più? Sembrava ringiovanito di 20 anni. Ci ha detto, chiudete la villa e non aprite a nessuno. Certo non pensava che voi non foste partita, entrate. No, dove credete che sia andato? Devo vederlo subito. Al vallone dei mulini, c'era anche il signor Casella, il signor Accini, il dottore, sono tutti là. Quando sarà il momento li faremo da qui i segnali. Quelli di Scutolo ci possono vedere, e anche quelli dei mulini. Eccoli. Il collegamento è stabilito. Hai pensato a distribuire le munizioni a tutti i distaccamenti? Sì. Vado a vedere se sono arrivate altre cassette che dovevano portare da Massa Lubrense. Ehi, Gaspare, vieni! Gli altri sono pronti. Devo vedere il marchese! Il dottor Pisani! Subito! Subito! Pisani! Giuliano! Che c'è? Signor Marchese! Signora Elena, che cosa fate qui? Dovete inseguirli, raggiungerli! Carlo ucciderà la Marchesina! Ma che dite? Ma siete impazzita? Carlo è l'assassino di vostra moglie! Ucciderà anche Beatrice! Dovete salvarla! Correte, salvatela! Fate presto, per l'amor di Dio, fate presto! Andiamo! Arriverà la carrozza. Falla passare di là dalla carrereccia. Vabbè. Andiamo. Finalmente siamo arrivati sulla strada. La carrozza! Dio sia lodato! Ce l'abbiamo fatta! Avanti! Al galoppo! Potete proseguire, il ponte è rotto. Che succede? Perché ci fermiamo? Non potete andare avanti, passate di là. Dopo una mezz'ora di carrareccia ritroverete la strada. Ma va bene, andiamo Pietro, andiamo. Eh.
invece la strada è orribile. Ehi, Pietro, vai più piano! Va bene, padrone! Attento, idiota, trattieni i cavalli, vai più piano, ti ho detto! Che ci posso fare? La strada è tutta buche! Perché ti togli la benda? Vedo! Carlo! Carlo, vedo! Oddio! È meraviglioso! Dio mio, ti ringrazio! Il dottore aveva ragione! Ma non dici niente! Non sei contento! Sì. Sì, certo. Mi guardi così. Sei tu? No! Assassino! Zitto! Zitto! Assassino, ti riconosco! Ferma! Aiuto! Che tu strilli! Pietro, aiuto! Mi è fedele! Il tuo dottore è stato bravo. Peccato che non potrai dirlo a nessuno che mi hai riconosciuto. A nessuno! È strano. La carrozza è scomparsa. Eppure quando l'abbiamo vista non era così lontana. Capisco. Ehi, gente! Ehi, Don Lisandrini, marchese! Sono i nostri, è il distaccamento di Rocca Spaccata. Avete visto passare una carrozza da viaggio? No, sono noi che non passa nessuno. Bisogna tornare indietro, avranno deviato, forse c'è un bivio. Sì, sì, c'è il bivio della carrareccia, torniamo. Ognuno al suo posto! Muovetevi! Siamo arrivati, mia cara. Se vuoi raccontare a questi gentiluomini che ci stanno aspettando che io sono l'assassino, fai pure. Ferma! Ferma! Scendete! Non un movimento sparo! D'accordo, d'accordo, come volete. Beatrice, prendetela! Spacca cuore, li hai istruiti bene i tuoi uomini? A perfezione. Potrete raccontare di aver subito un'aggressione in piena regola. Troveranno legato anche voi. Lasciatemi, lasciatemi. Vi darò tutto quello che volete, qualsiasi cosa. Dopo mi ucciderete. Lasciatemi, dopo mi ucciderete. Ma prima voglio vendicarmi. Vai a ucciderlo. Attento, no, no. Maledetta, ci è mancato un pelo e mica vivi. Cosa vuoi farci? La fortuna è femmina e favorisce gli uomini anche se canaglie. Tu avanti, facciamola finita. No, 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 no! Chi ha sparato? Sparate! Siete ferita? No, no! Oliviero! Yeah.
Riviera, vi devo la più grande gioia della mia vita. Anche per me questo è un giorno di gioia. Ho mantenuto la promessa fatta a mio padre. Olivier. Infelice. Se guarisco, lo dovrò al figlio dell'assassino della mamma. Ma fu veramente lui il colpevole. Anche voi andaste a testimoniare il processo Pisano. Come? Fui proprio io a riconoscere il denaro. Ve lo dico io quello che avete fatto. Vi siete introdotto nella villa per rubare. Siete stato sorpreso dalla marchesa e l'avete uccisa. Papà. Oliviero, bambino mio. Papà. Avete soltanto pochi minuti. La polizia. Ma che cosa vogliono da me? Devi deporre come test contro l'assassino della marchesa Rio Nero. Ma io non so niente. Io non so niente. Mi addormenterete. Non sentirò dolore. No, dolore no. Prima vi agiterete e poi subentrerà una gran calma.